La forza di sottofondo è proprio la duplicità dei suoi spazi, nel senso che la prima parte, quella che dà sulla strada, quindi la prima con cui ci si interfaccia, è proprio lo spazio creativo e di produzione dell'artista. E dietro una porta, diciamo, inaspettata, si trova uno spazio molto grande dove abbiamo intenzione di allestire le varie mostre, che è proprio il cuore attivo, quindi di scambio e di, come ci piace dire, anche di sperimentazione. Prima di accedere allo spazio espositivo si attraversa infatti il laboratorio dell'artista dove tutto nasce. Si chiama Sottofondo ed è il nuovo spazio espositivo in via Garibaldi. Nasce dalla fortissima esigenza di portare ad Arezzo uno spazio che dia possibilità di essere visti agli artisti contemporanei del territorio, quindi emergenti, di solito under 35, ma anche creare una rete internazionale, proprio perché crediamo nell'importanza della conoscenza dell'arte contemporanea. Quindi diciamo questo nostro progetto nasce oggi e speriamo, con la programmazione che abbiamo da qui a dicembre, di portare un po' di novità anche all'interno del circuito culturale aretino. La prima mostra ospitata da Sottofondo è In nessun luogo, personale dell'artista Bernardo Tirabosco. In esposizione le opere tutte realizzate con materiali diversi, dal nespolo alla magnolia, dalla cera al sapone, nate nel lungo periodo di isolamento che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. L'esposizione racconta una storia. Quello che è stato, che sono stati questi mesi di chiusura e di appunto allontanamento, e racconta questo periodo. È un viaggio, un luogo, un racconto che si divide tra pittura, scultura, installazione, e diciamo completa un percorso. Questo percorso si è sviluppato in questi lunghi mesi di pandemia e dato che comunque ho lo studio qui accanto, ho avuto modo di pensare e progettare una mostra in uno spazio con un'infinità di tempo di anticipo, e quindi di proprio pensare a queste strutture che escono da questo spazio asettico, dallo studio, e vanno a rimandano a luoghi, ambienti, a idee completamente strane. Quindi c'è questo ricordo di quello che era forse la libertà di una volta, che appunto in quei mesi non era possibile avere. La mostra di Tirabosco è visitabile sino al 23 maggio. L'inaugurazione dura tutto il weekend, quindi da venerdì oggi dalle 12 alle 20, è una giornata un pochino più intensa, un po' più lunga, quindi fino alle 20, e poi sabato e domenica dalle 15 alle 19, possibilmente su prenotazione a info sottofondostudio@gmail.com.